Buonasera, siamo tornati. Buonasera, Buonasera, benvenuti buonasera. ad Indifferenti, siete sintonizzati su Sì. www.radiobaiano.it oppure ci state ascoltando attraverso la nostra diretta audio che abbiamo appena attivato sulla pagina Facebook di Radio Pagina di Radio Baiano. Baiano. Facciamo tanti auguri a Nino che si è laureato, bravo Nino, auguri, auguri, auguri. Una Anche dai nostri settimana. ospiti arriva l'applauso, Sarà una ospiti che presenterai settimana di tu. festa, con queste solo donne, questo fine settimana, con la mia coroncina in testa che ho dimenticato a casa oggi. Infatti ho dimenticato anche il famoso campanello, siamo purtroppo vedovi, Vedovi. vedovi, sì, siamo in lutto per la mancanza del mio campanello. Ne faremo a E va meno. bene, adesso è il momento di presentare l'ospite che è un ritorno. Sì. Non è la prima volta che è qui in radio. No. E questa volta ci ha portato anche qualcosa di particolare che abbiamo che fare la buona Francesca in mano, che voi non potete vedere, potete sentire. Siete la carta. Presenta, E un presenta. attimo, cioè, mi sta un attimo affogando la saliva, non scende. Abbiamo qui con noi, gradito ritorno, abbiamo Gennaro Vitrone, Salve, saluti a tutti. che Sì. porta qui da noi Sì. l'album che si chiama Nel Momento. Ma l'hai letto, quindi non è L'abbiamo che già fa. letto prima, l'ho letto mo' perché ho una memoria di merda, lo ammetto. Ovviamente ricordiamo chi ti accompagna, Assolutamente, anche Gennaro. perché mi è capitato di dimenticarlo. Ma sempre per preso dall'ansia dell'intervista, insomma. Allora, Giampiero Cunto, che sta con me come da 12 anni, oltretutto non lo sapete, ma è mio cugino. Questo non lo sapevo. A me piace sempre incontrare Gennaro e Giampiero perché mi faccio tante belle chiacchiere sulla musica, quella seria, Sì, finalmente. io Sono momenti che io attendo. ho registrato la loro conversazione dove Francesca diceva che è bello, io a casa ascolto Calcutta e canto tutte le canzoni. È vero. Non è assolutamente vero. Francesca, un giorno uscirà fuori questa registrazione. Allora, Gennaro è venuto a portarci questo disco che si chiama Nel Momento. Allora, com'è stata la realizzazione di questo disco? Partiamo innanzitutto dalla facilità e difficoltà. Ma non è stato molto difficoltoso in realtà, perché comunque si è partito da un concetto di band. Il progetto era partito già con piccole partenze, l'album che abbiamo presentato nel 2012 che usciva per Freakout. Poi invece c'è stata l'esigenza di cominciare ovviamente a pensare ai live e di introdurre nella band nuovi musicisti, tra cui Micio Ramella, bassista di Avion Travel, Dario Crocetta, che è entrato Sì. l'altro chitarrista. Quindi ovviamente quando abbiamo cominciato a lavorare al progetto c'è stata, i brani vecchi hanno cominciato a prendere nuovi vestiti, nuovi arrangiamenti, e si era pensato di fare un disco live in studio, cosa che poi puntualmente non è avvenuta, cioè, oppure è avvenuta parzialmente, nel senso che alcune cose live le abbiamo lasciate, buona è la prima, anche perché avendo un mostro di batterista come Mimì è stato semplicissimo per lui registrare le ritmiche. E mentre invece poi sono nati altri pezzi, 5 pezzi nuovi. E hanno preso, ed è stato poi l'ossatura dell'album. Abbiamo tenuto qualche pezzo riarrangiato del repertorio e in più 5 brani nuovi. Invece l'artwork chi l'ha curato? Perché mi piace molto l'artwork di questo disco. Voi non lo potete vedere, però Nino, tu che fai l'Accademia di Belle Arti, potresti descriverlo ai nostri ascoltatori? Perché mo loro non lo vedono. Metti in difficoltà. No, vabbè, allora c'è un uomo che però non ha de cioè non è definito i tratti perché sennò è pittura, giusto? Guarda, allora, questo artista si chiama Giacomo Montanaro, lui è un artista editore del Greco, mi ha fatto conoscere un amico comune, ho visto una sua mostra, e lui la particolarità di questo artista è che lavora oltre con i colori tradizionali, con gli acidi, Sì. quindi a volte non usa nemmeno la tela, ma usa per esempio, lavora con le radiografie, tutte queste cose particolari, acidi e muffe. A volte anche con materiale radioattivo, cioè lui è un personaggio stranissimo, però Bellissimo. bravissimo. Cioè, questa cosa rappresenta praticamente le Olimpiadi domestiche, e in questo caso l'atleta è l'atleta che salto in lungo. Sì. Salto in lungo, però, in questo caso si butta, si tuffa in un Scusate. oggetto di uso domestico come può essere una lattina, in questo caso una scatoletta di sardine. Sì. Ecco. E invece il titolo dell'EP, nel momento. Nel momento ho preso un po' Dell'EP spunto dell'album, dell'album, ho preso scusatemi. spunto. No, ma in realtà non è sbagliato perché poteva anche essere. All'inizio doveva essere un mini album, poi
Poi però, come dicevo, abbiamo preso gusto su certe cose, quindi è un album un pochino più ridotto, come ho, però sono 8 brani, alla fine ci stanno tutti. Nel momento prendo spunto un po' da un libro che ho apprezzato tantissimo di Andrea De Carlo, e poi mi sembrava giusto questo titolo perché nel momento vuole rappresentare proprio il fatto che è tutto in movimento, il momento di stare zitti e alzare la voce, e in questo caso è il momento di fare un album. Quindi vuole significare tante cose. Io vorrei cominciare ad ascoltare uno dei brani del disco e vorrei far ascoltare uno dei brani riarrangiati che avete fatto anche qui la scorsa volta e che è Una ragazza di oggi. Quindi lo vuoi mettere tu o lo metto io? Vai tu, Anzi, vai. lo vuoi annunciare tu? Vediamo se hai imparato come si annuncia un brano. Allora, stiamo per ascoltare la traccia numero 4 dell'album del momento di Gennaro Vitrone. La traccia è la seguente, una ragazza. Testi. Noi facciamo tipo Testi di Sanremo? Vi facciamo ascoltare Una ragazza di oggi dall'album del momento di Gennaro Vitrone. Torniamo fra poco su www.radiobaiano.it. Ad indifferenti. Siamo tornati, caro Nino. Ci siamo Siamo tornati. tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Dopo vedremo se qualcuno ci ha scritto, perché bisogna controllare. Siamo con Gennaro Vitrone e con Giampiero. Abbiamo ascoltato Una ragazza di oggi dall'album Nel momento.
Parliamo un po' delle tematiche di questo disco. C'è un filo conduttore che collega le tracce? Vabbè, molti dicono, scrivono in realtà qualche recensione che è uscita, che c'è l'idea del viaggio, che si percepisce in tutto quello che è l'album. In realtà non ci ho nemmeno fatto caso, devo dire la verità. Anche perché non c'è tra un pezzo e l'altro, c'è comunque fare sicuramente un modo mio di scrivere introspettivo che tende sempre a essere essenziale, quindi una sintesi insomma, cioè che cerco di fare. Nel modo mio di scrivere, più che altro cerco la musicalità della parola. Secondo me il filo conduttore dell'album è il suono, il sound. Si capisce benissimo che dall'inizio alla fine c'è un suono ben definito e un sound ben definito. Era quello che volevo, è la cosa più importante. Invece, per quanto riguarda, visto che comunque in quest'album ci sono dei brani, diciamo, di vecchia data, riarrangiati, e dei brani nuovi, c'è differenza dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della musica, fra i brani nuovi e i brani vecchi? Ma guarda, non credo perché ormai sono una decina d'anni che ho capito quello che volevo fare, come scritto. C'è voluto comunque, per arrivare a questo, c'è voluto un lavoro che era partito dal 2001, per poi arrivare ad avere un modo di intendere quello che volevo fare uscire fuori. E quindi dal 2007, quando ho fatto ancora Guai delle pareti con Vitrone Maltempo, da in poi. E tutto ha avuto un fatto, quindi devo dire che comunque i pezzi sono molto legati tra loro. Quanto è stato fondamentale l'aiuto della band anche per poter riarrangiare magari i vecchi pezzi? Si è lavorato come un collettivo, quindi è stato fondamentale. Devo dire che ci sta, i pezzi suonano in modo così determinato che sembrano quasi suonati live, come un suono di una band. Quindi, può dire, insomma, dici qualcosa. Giampiero oggi non parla. Se non vengo preso. Lui può confermare. Sì, assolutamente. Abbiamo lavorato insomma tutti quanti insieme. Abbiamo fatto gruppo in tutti i sensi, insomma, sia umanamente che musicalmente. Per cui questa cosa in modo abbastanza naturale ci è venuto, insomma, di creare quello che più o meno voleva lui, insomma, chiaramente non del tutto. Però, insomma. Abbiamo dovuto un attimo, a volte con Dario specialmente, perché loro sono due chitarristi complementari, nel senso che veramente due mancini poi, incredibile. Cioè, c'è stato il rischio che venisse un terzo, un bassista, perché a un certo momento c'è stato pure quel rischio, quindi tre musicisti mancini, guarda, era un massimo. E comunque Dario a volte vorrebbe partire con la solista, da Devi rockettaro. E invece tenerla non amo, nonostante venga dal rock metal, non amo le soliste, il famoso sto fatto. Più che altro c'è il suono, come ti dicevo prima, Michael, il fatto di fare la solista e cosa non è una cosa che apprezzo. Ma se deve essere come le immagino io. In modo di, ho sentito per esempio di una band inglese, Britpop, che si chiamava i Blair. Che quando lui accennava lui a fare la solista, lo faceva in modo così cacofonico, sembravano dei suoni buttati, invece grandiosi. Quindi, visto che tu comunque adatti, diciamo, la parola al suono nel momento della composizione, immagino che per te venga prima la musica e poi la parola, o Prima è il il... testo e poi la musica. Vedi, invece ci Che poi sono... non sono No, musicisti, perché io. te l'ho chiesto perché alcuni mi dicono il contrario. No, non, credo che, ecco, se per esempio non ho qualcosa da dire, alla fine il testo non lo faccio, non parte nemmeno, insomma. Devo avere qualcosa già di definito e poi da là poi, non lo so, può essere tanto un'assonanza delle frasi comunque messe assieme, oppure una certa poetica con tutta l'umiltà. E quindi se c'è questo fatto, allora mi accingo a provare a fare delle melodie. Ma al 100%, per quanto mi riguarda, tutti dei testi partono. Nino, Questa invece di cosa arricciarti i capelli. no, perché pensavo, a me viene da chiedere, cioè da domandare, durante la fase comunque di registrazione, qual è stato? C'è stato un pezzo che va fatto, diciamo, pelare di più, che si è passato più di una volta, è stato più di una volta, e magari un pezzo che si può dire che buona la prima, è stata la registrazione. Ma guarda, avendo la fortuna di lavorare con ottimi musicisti, questo fatto di avere. Forse il solito problema che si crea quando tu sei in studio è quando lavori con gli strumenti d'arco, perché l'accordatura è un fatto che spesso, ecco, tendi un pochino,
ci ho visto fallire anche grandi musicisti, insomma, con gli strumenti d'arco. Quindi là si è creato un attimo, abbiamo perso un po' di tempo in quel caso, piacendo con piccole partenze, insomma, però per il resto del processo abbiamo lavorato in modo spedito, insomma. C'è una traccia. Specialmente con piccole partenze, l'unico brano così. No, perché abbiamo solo con piccole partenze raggiunte. La vecchiaia e carogna, cara Francesca. C'è una traccia alla quale sei particolarmente legato? In realtà sì, è Oltre il buio, il brano che stiamo per uscire, il videoclip il 19 aprile, anzi forse Francesca ne abbiamo parlato già prima, insomma, sì. E abbiamo la fortuna che sarà comunque in esclusiva per Onda Rock, quindi una bella botta, insomma. Poi dopo ne parliamo meglio. Volevo sapere, visto che altrimenti non mi parla mai, Giampiero, c'è un brano che preferisci di più in questo disco, uno che ti ha dato più soddisfazione durante la registrazione? Perché erano alcuni brani, come ha detto lui, già erano tra quelli nuovi. Tra quelli nuovi, sì, sicuramente Oltre il buio mi è piaciuto, insomma, crearlo insieme nella soprattutto in sala prove, è stato molto stimolante, insomma. Possiamo farlo ascoltare? Sì, niente di meno. Quindi facciamo ascoltare. Vediamo se sei attento, perché io lo devo sempre testare. Lo troveremo live, Oltre il buio. E allora ne facciamo ascoltare un altro. Scegli tu, Nino. Allora, visto che oggi sono tornato dal treno, la traccia numero 7, voglio ascoltare Il pendolare. Bravissimo, okay. Perché poi ne voglio parlare. Traccia numero? 7, Francesca. 7. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Gennaro Vitrone. Sono il tempo che passa, sono l'ora di punta, nella metropolitana, sono il tempo, sono l'ultima corsa, è tempo di ritorni, il quartiere, le case tutte uguali. Giganteschi alveari, dove l'ultimo spazio verde è una giostra di periferia. Sono il tempo scandito, con gesti rituali ripetuti e stanchi, la mattina per uscire, la notte per rientrare, la mattina per uscire, la notte per rientrare. Thank you.
siamo tornati in onda su www.radiobaiano.it o se preferite attraverso la nostra diretta audio su Facebook. Abbiamo appena ascoltato dall'album Nel momento di Gennaro Vitrone un pezzo scelto da Nino che si chiama Il pendolare. Ho visto su Facebook che ci sta guardando / ascoltando Francesco del gruppo La coscienza di Zeman, che sarà con noi prossimamente. Io ti saluto, continuaci ad ascoltare e mandaci anche qualche messaggio. Sì, perché altrimenti Francesca non ti fa venire più in radio. Altrimenti non ti faccio più venire. Francesca è un po' vincente. Cioè, purtroppo stasera devo dire una cosa importante, che perché ho festeggiato un po' troppo, ho dimenticato il mio fedele compagno, che è il campanello, che serviva a tre rubriche importanti. La prima, che per placare l'ansia che Francesca dà nei confronti delle persone, specialmente verso di me, quella rubrica un po' strana, e poi l'ultima, la valvola di sfogo. Vabbè, faremo a meno delle due rubriche. Vabbè, io la, ma Gennaro e Giambino sono gente seria, non si possono mettere a fare le rubriche stupide. Secondo me la rubrica ci vuole sempre, la faremo in chiave un po' diversa, ma secondo me ci vuole sempre quel momento un po', capito, particolare. Lasciami stare la gente seria. Ah, allora. Vabbè, non parlo più allora. Giampiero, però, fuori onda, sì, ci ha detto cosa. Che ha avuto un ripensamento. Sì, diciamo ripensamento, no, oltre al pezzo che avevo citato, che insomma è stato bello proprio costruirlo insieme con Mimì, eccetera, e Almerigo, Dario e Gennaro. C'è il pezzo Il pendolare, proprio questo pezzo che abbiamo ascoltato, che la prima versione la registrammo, che non abbiamo mai, che Gennaro non ha mai pubblicato, però la registrammo da Fausto Mesolillo. 5 anni fa. Oramai 5 anni, del 2011, sì. E niente, mi faceva piacere insomma ricordare questa cosa, perché ci manca molto in realtà non è andato perso quel lavoro, perché a parte che è l'unico album dove ci sono le edizioni Musica C'è, che poi sono delle edizioni degli Avion, insomma, e quindi il brano era anche di Fausto. Mi piace ricordare il fatto che, per esempio, in questo pezzo che avete appena mandato, il mio modo, la sceneggiatura del cantato, ecco, tutto quello che si sente è stata opera di Fausto, e Fausto mi ha suggerito come lavorare su certe parole, come e l'ho lasciata esattamente come era, perché poi da Fausto bisognava prendere tutto, insomma. Giusto. Sono quei personaggi che io credo che Fausto, a parte, ha fatto un disco stupendo anche da cantautore, che era Canto Stefano, disco per le canzoni per le parole di Stefano, sì, Benni. Però Fausto, secondo me, credo che non sia soltanto da considerare uno dei migliori chitarristi italiani, ma probabilmente nel mondo, perché era uno dei pochi ad avere un suono. Cioè, quando sentivi la chitarra di Fausto capivi che era lui, e ne conosco pochissimi al mondo, forse George Harrison, Mark Knopfler, cioè questi grandi. Io lo annovero a questi livelli, c'è poco da fare. Ci manca molto. Bene, per quanto riguarda il tema del pendolare, parlaci, perché prima mi hai accennato qualcosina fuori onda. Eh sì, il pendolare parla della vita delle persone che trovano fuori città per lavoro, quindi è quasi ossessivo quando dico la mattina per uscire, la notte per rientrare, lo dico in modo proprio perché l'ho visto con esperienza diretta, perché mia moglie è dedicato a mia moglie in realtà, anche se non sembra mai un personaggio femminile nel testo, però tutto quello che ho visto e vissuto, quello che ha vissuto mia moglie, quel fatto che comunque lavorava fuori, mm-hmm. e ogni sera partiva e rientrava, quindi a un certo momento sembra che tu corri appresso, il tempo diventa la parte più importante, no? Cioè, quindi il tempo è proprio il soggetto principale, sempre a fare la gara. A un certo punto c'è il momento di guardarti, passi vicino a uno specchio, un'immagine che ti guarda, e tu dici, quando torni la notte, la sera, di corsa, ti guardi, cioè rifletti, rifletti su quello che stai facendo, ma rifletti anche nello specchio. È un po' un gioco di parole, insomma, che mi sono inventato. E invece il tuo brano preferito del disco? Probabilmente Oltre il buio. Io direi di prenderci una pausa, perché sentiamo l'esigenza di prenderci un'altra pausa, e mandiamo, vi facciamo sentire un altro brano, uno dei brani riarrangiati, che è Respira. Okay. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Respira, lo facciamo.
Chiedere perché la stanza degli specchi, non dirmi che hai paura, l'aria è ottima quando riesci a passare, la musica provata non è mai quella giusta. Bellezza è l'inferno, non ti muovere, non puoi fingere. Ritorno alla città distratta.
ritorno alla città distratta. Ritorno alla città distratta. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Oltre ad avere ascoltato Respira, abbiamo anche ascoltato, ad insaputa di Giampiero, la traccia conclusiva che si chiama Nel momento, come il disco di Gennaro Vitrone. Nino, è il tuo turno. Quel turno là? È quel turno là. Allora, o vogliamo prima suonare e poi ci vuoi deliziare con questa tua rubrica molto interessante? Allora, io spiego la rubrica qual è. Non c'è il campanello per farla, però quindi la faremo un po' più in maniera particolare. Allora, voi nell'animo vi sentite trash oppure... ti taglio questi dita, cioè come una piccola ghigliottina, ti taglio il dito. Oppure siete più verso una ricerca di musica classica e genre, nel senso più una musica più ricercata. No, trash, assolutamente, non scherzi. Giampiero, non mi deludi, sei più ricercato. Io non c'ho gli squadro. ebbene sì, a quanto pare la rubrica la facciamo ora. Come nasce questa rubrica? Nasce da una mia voglia di rendere il programma sempre migliore, portarlo a livelli sempre più alti. Ti devo interrompere un attimo perché ho dimenticato di salutare Francesco Biondi della Coscienza di Zema. Io l'ho minacciato di scrivere qualcosa, lui ha scritto ciao ragazzi e devo salutarlo per forza. Quindi ciao Francesco, tanti baci e abbracci. Ciao Francesco, baci e abbracci. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Allora, ci sono 5 domande, semplici, veloci, le facciamo, non problema, che corrispondono a 5 numeri. Adesso voi sceglierete un numero e io vi darò la domanda corrispondente al numero da voi scelto. Ve ne pentirete. Allora, non so perché ultimamente scelgo tutti quanti la 3 per prima, ma sono contento. C'è una canzone trash che cantereste per conquistare e poi ringraziare la donna dopo l'atto sessuale. Me l'avevo detto. Oh, io veramente so cantare, non so, presente a Frunna. Sì. Però canto le canzoni inglesi. Tipo Lemon Tree fatta. Tipo se la ganghetta non Satisfaction dei Rolling Stones, per esempio, a Frunna la so cantare. Se vuoi la faccio ascoltare, però non credo. Sì, che... sì. Io no, se stai ascoltando qualcuno. Mi... No, perché devo dire che. Cioè. Invece di che segno sei, ma in quei tempi, io dicevo, oh, ti faccio cantare la canzone a Frunna per conoscere qualche ragazza e magari funzionava, capito? Tipo per esempio, I can get no satisfaction, and I try. Eccetera, 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 eccetera. Beh sì, e la donna lì in quel momento non può non dirti, cioè, è perfetta, ci sta. Ok, trash non lo so mentire io, però questo è qua trash. Ma quella, il trash è anche l'arte di riarrangiare musica in un certo modo. Vado avanti, chiamo tutti. Vabbè. Ok, un altro numero. Uno. Allora, la canzone trash che cantereste è tutto trash, sempre così, te. Va male, va sono male 5 domande tutte così tutte, ma lui ha scelto trash. Vabbè, puoi anche libero di rispondere come vuole Francesco, la rubrica che è noiosa, che va, cioè, allora la canzone trash o classicheggiante come voi, che cantereste spesso sotto la doccia. Ci sta Francesco, bello mettere dura, io Giampiero in particolar modo lo vedo attonito di questa. Vabbè, ma se non puoi rispondere trash, no, ma lui è più bravo a fare il trash, vedi? Lui è bravo a fare il giovane d'oggi. Io direi di esimere Giampiero da questa rubrica. Io ascolto volentieri, e che poi c'è un cazzo, sì, prego. Perché posso dire, non lo so, mio figlio ultimamente sta cantando la canzone di Gabbani, per esempio. No, Occidentali Scarma. Ce la mettiamo. Vabbè, non troppo trash, dai. Vabbè. Però, potrebbe diventarlo. Per troppe parodie lo sta diventando, quello è il problema. Però, cioè... 83 milioni di visualizzazioni è proprio una botta, una cifra esagerata. Ha potuto permettersi di creare un box con dentro il singolo, la base MIDI karaoke e una maglietta e venderlo a 25 euro. 28. 28. 28 è l'IVA, Francesco, non ci vuole dire. Allora, andiamo avanti, un altro numero, abbiamo fatto la 1 e la 3.
È un viaggio La lungo. 2. La Ma 2. facciamone solo un'altra, poi Vabbè, basta. facciamo altri due, po' basta, ok? Vabbè, allora c'è una canzone trash che cantereste durante la colazione. È quella che tipo, cioè Francesca odia di più come domanda. Che recitata colazione non canta. Invece ditemi io canto. Cos'è che andresti dove? Durante la Non colazione. Porca miseria, io Ammutinamento. non mi viene in mente una canzone che canterei durante la colazione. Non canterei proprio, durante la colazione dormo. Però lui lo sa, io lo so che Gennaro lo sa. Intanto arrivano complimenti per voi. Sempre Francesco Biondi della coscienza di Zeman ci dice: Ciao, tra l'altro ho ascoltato Vitroni ad un live, è un artista serio e ricercato. Grazie, Grazie Francesco, grazie. Nonostante Satisfaction. Nonostante Satisfaction, Secondo Francesco me il affronta. commento arriva dopo Satisfaction, cioè proprio sul artista serie sul ricercato era per Era per Satisfaction, Satisfaction sono affronta. convinto. E cioè, la mia rubrica Senti, che sta facciamo? La affondando. concludiamo questa Vabbè. rubrica? Ma no, mi dispiace pure perché No, ma non ti vorrei. dispiacere, Ah, non ti dispiacere. ma non per un faccio. questione di essere ricercati, semplicemente non mi viene in mente. Faccio l'unica domanda seria della rubrica, che era, cioè tutto questo per la domanda seria in Ah, realtà, ecco, era veramente. super metti in difficoltà, la domanda seria è la seguente, c'è un pezzo che rubereste molto gentilmente da un artista che voi stimate a tal punto da omaggiarlo scegliendo un suo pezzo? Oggi. Beh, qua la lista sarebbe lunga la lista, Beh, se prima non avevano risposte, ora ne hanno veramente. tantissime. Cioè, quello è fatto apposta perché non fate rispondere. Io Poi. penso in assoluto, forse almeno che è stato quello che mi ha un po' fatto cambiare pure la direzione delle mie parole di Pacifico. Io direi Rovazzi. Io pensavo a Dark Polo Gang, vabbè, non è so, cioè, che anche Sportswear è Dark Polo Ma Gang. l'ultimo Rovazzi l'ultimo, l'ultimissimo. Vabbè, io direi che è giunto il momento di ascoltare finalmente un brano live. Quindi tu, Nino, Allora, andiamo a vai in striscia. postazione. Tu ti alzi e ti Io sposti. mi Ti alzo e mi scansi. sposto. Io, visto che Francesco ci sta ascoltando, Francesco, preparati perché quando verrai anche tu, Nino ti sottoporrà a questa tortura delle cinque Sì, domande. Quindi, preparati. nel caso tu non volessi questa Allora, rubrica, scrivilo già da io ora. te lo dico da ora, visto che il nome che hanno, la rubrica sarà La canzone di Zeman, cioè una canzone che ascolterebbe Zeman, Vabbè. l'allenatore, in questi momenti. Quindi preparati, che è la versione speciale. Mentre tu ti prepari, Sì. vogliamo ricordare un po' dove è stato registrato il disco, chi ha aiutato a Sì. realizzarlo. L'abbiamo registrato in uno studio, in due studi in realtà, sempre nella provincia di Caserta. Uno è il Pomi Studio e l'altro invece è il Flex. Poi il mastering che abbiamo fatto sempre con Vittorio Remino, che comunque è ormai un valore aggiunto pure lui, mentre invece la produzione di Peppe Polito, un ragazzo napoletano che sta facendo delle band e delle belle cose. Questo è Sei quanto. pronto, Nino? Secondo solo accendo. Ops. Cosa ci fate ascoltare? Oltre il buio, la versione acustica naturalmente. Okay. Sono proprio velocità. C'è un bambino che sta in una valigia chiusa. Apre gli occhi, la luce bianca di un aeroporto. Là, una donna che si prende cura di lui. Entra in un mondo nuovo. Senti l'indifferenza, l'assenza. Senti l'indifferenza, l'assenza. In un mondo nuovo. Rinascere da una valigia, una seconda possibilità. Che pena immaginarti piegato con le ginocchia sotto il mento al buio, con la paura di soffocare.
di non vedere più cielo e mare. Bravi, ma io già lo sapevo, perché già sapevo a cosa andavo incontro oggi. È sempre bello avere loro due qua, perché io, avendo gusti un po' difficili, voi invece mi soddisfacete. Nonostante una piccola incertezza, ma va bene lo stesso. Live, vai. E vabbè, che fa? Però mi è piaciuto anche questo controcanto di Giampiero. Sì, in realtà poi abbiamo delle passioni artistiche molto simili. È vero, quindi, è vero. Diciamo che la scuola romana ci piace. Sì, ci piace moltissimo. Nino, tu che ne pensi? Perché in questo momento mi sento un po' Francesca in questo momento. Sì, sei al mio posto, effettivamente. No, mi è piaciuto il pezzo, molto particolare. Cioè, vuoi fare qualche domanda? Io cado da questo sgabello che è tipo la Torre di Pisa. Allora, la domanda, dove hai ascoltato un bel po' di pezzi? Sia dal CD e il più o meno acustico, mi gioco già una domanda che zio Francesca mi ruba sempre. Francesca, questa rubi sempre questa domanda. Sì, prego. Allora, non vorrei dire come la Juventus, perché loro due sono... Ma questo vuole, scusa, mi sto guardando la maglietta tua, sì, la mia maglietta è fantastica. Pornino è bellissimo. Francesca, no, l'hanno detto loro. Don Gennaro, Marchetta, anche tu lo sai, vi stimo tantissimo, non dategli corda. È la questa è la marchetta gratuita. Se loro dicono pornino, io guadagno niente praticamente, però è in vendita la mia maglietta e anche la mutanda. Cioè, io oggi sono venuta qua, ho detto che bello, oggi vengono Gennaro e Giampiero, finalmente un'intervista seria con contenuti. Cioè, il mio è un esperimento sociale, se le persone notano e dicono che è bella, significa che funziona sta maglietta, quindi posso venderla anche... Adesso te pure spendere it together a Frun, cioè non è finito. Vabbè, la prossima volta. No, dove la prossima, cioè lo fai, cioè no, per forza, cioè nella prossima. Quindi volta. La tua domanda, la domanda è, allora, visto che abbiamo ascoltato un bel po' di pezzi, la domanda è la seguente: c'è un colore al quale associeresti la tua musica? Il tuo disco. La tua musica in generale, proprio quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. Questa domanda è no sense. Non è oppure, non lo so, ma, forse ci sta bene il colore dell'album, no? Che è nero, però nero non significa un non colore. Ecco, un non colore, sì. Un non colore. Te lo dico anch'io, Nino. La risposta mia di Gennaro e di Giampiero è un non colore. Scusa, ce l'hai con me oggi? Questa domanda me la fu bianco come contrapposizione. Ci sta, cioè, Francesca, sei cattivo oggi. No, non è vero, io sono sempre molto buona. Ma il prossimo non vengo. Pazienza. Morto un papà, morto un Nino, se ne fa un altro. Purtroppo no. Per quanto riguarda invece le influenze musicali, quali sono state quelle di quest'album in particolare? Cosa avete ascoltato di più durante la realizzazione di questo disco? Guarda, sicuramente ci sta un approccio rock che poi nelle mie corde da sempre, perché comunque
si parla di cantautorato, però mi ritengo più uno che comunque fa musica rock e quindi cerca, è proprio il mio background, quindi sicuramente è quello. Però in quest'album ci sono anche le atmosfere un pochino elettroacustiche che a me piacciono tantissimo, quindi sicuramente molti, molti artisti anche di cose nuove che stanno uscendo e che sto apprezzando molto. Avremo un album del genere, ho ascoltato tantissimo negli ultimi anni Cristina Donà, che è una di quelle cantautrici che veramente mi colpisce perché c'ha un particolare Cristina Donà che non ha nessun particolare. Cioè non c'è per esempio, che ne so, delle cose che poi alla fine possono stancare, sempre, parlo sempre di grandi artisti, però vedere che poi ci tende a ripetersi, ecco, non amo per dirti certi glissati che poi ci si ritorna di Negramaro, perché poi diventano un marchio ripetitivo e che non Vero. amo. Non, mi piace una voce bella e neutra come quella di Cristina Donà, per esempio, che non ha Lineare. lineare, che non ha nessun fatto Però nella sua particolare. linearità è comunque ricercata. Tantissimo, È Cristina Donà vero, poi secondo me credo che si parlava con una cantautrice tempo un po' con alcuni colleghi cantautori tempo fa come mai cioè in Italia si tende sempre a cercare la canzone, il ritornello eccetera eccetera. Invece io penso che non è, il ritornello non è una cosa comunque necessaria, oppure se ci sta e viene, ti viene, ma non è che lo puoi costruire a tavolino. vero. Io credo che fondamentalmente per fare funzionare una canzone si debba cercare un suono, anche un qualcosa che faccia pensare che ci possa stare cioè anche un'apertura, però non necessariamente comunque deve essere una cosa costruita a tavolino. Cioè se viene è bene, se no non si spiegherebbero tanti pezzi, per esempio, di band mostruose come Radiohead, che più che il ritornello È vero. cercano non cercano la forma canzone, ma cercano un sound prima di Sì, tutto, è vero. Ma insomma. la stessa Cristina Donà è un esempio di Cristina come il Donà è un ritornello. modo di fare musica, a mio avviso, assolutamente fuori dagli schemi, È vero. nonostante sia un'artista poi tutto sommato pop, però è un pop un po' trasversale, È vero, insomma, ma anche lo capito? stesso Niccolò Fabi poi alla Niccolò fine molto Fabi. spesso non usa ritornelli, diciamo Che così. c'è una canzone che mi ha commosso e veramente mi ha fatto proprio, mi ha toccato l'anima, è stata la canzone Ecco, per esempio. Ah, Che tutto il disco è il disco è grandioso, bellissimo, però grandioso. Ecco è un pezzo che sappiamo che cosa è È dedicato. vero. Che bello, che sono proprio nel mio habitat, come si suol dire. Parliamo invece secondo te, qual è oggi il ruolo del cantautore? Quanto è importante il cantautore nella musica di oggi? È così indispensabile come prima? Proprio questo dovevi rispondere, questo Perché devi se la ci rispondere vuole rispondere direttamente tu questa se ne cosa. No, lava un po' le rispondo pure mani. io, ma il ruolo del cantautore è fondamentale, credo, Anche oggi. ma anche oggi, sì, anzi, ma sì, anche oggi è un ruolo importante che hanno questi, sono la, come dire, è l'espressione della società, com'era allora e oggi. E si ritorna incredibilmente, questo lo notavamo, ma questo è un fatto tecnico più che artistico, si ritorna addirittura a emulare le voci Sì, no, Bruno Risas, per diciamo, esempio, che canta come De ascoltando Bruno Gregori. Risas, per esempio, ho visto Anche Exo molte. Tacos, non ti piace canta come De Gregori, insomma. È vero, cioè, c'è un ritorno, per esempio, anche al passato dove i dischi si vendevano, insomma. Quindi Bruno Risas mi ricorda tanto certi passaggi di De Gregori e anche di Lucio Dalla, Quello insomma. sì. Però è un po' un rincorrersi, secondo me. C'è ancora tanto da dire. C'è stato un momento che dicevano che addirittura i nuovi cantautori per qualcuno potevano essere i rappers, perché ecco, per me questa è una cosa un po' triste, perché non perché un altro linguaggio che rispetto assolutamente, non, però cioè, Ah, ma la la forma canzone canzone d'autore è quella là. la canzone d'autore ha un senso, però mi piace pure la canzone destrutturata come quella degli After Hours, quella che ti spiazza totalmente, cioè, a volte un pezzo può essere anche comunque un pezzo che può essere fuori da ogni schema
e ti può piacere da morire, insomma, non necessariamente deve essere come anche ecco, Niccolò Fabi, ogni volta che fa un lavoro rimane sempre estasiato, perché comunque è un modo così cristallino nella composizione, poi con quella voce, guarda, cioè, io credo che forse Ma sono le insomma, voci. il cantautore rimane il paladino, insomma, Sì. di un certo modo Paladino della il musica. paladino della musica, esatto, ritorna ad essere tale E anche quella di Niccolò, per e lo esempio, rimarrà è una sempre. voce che non ha nessuna cosa Sì, non ha una caratteristica nessuna caratteristica particolare, vero? particolare, Anche quella è molto lineare. molto lineare, e poi beh, veramente una voce caldissima, bellissima. Nino, ti do l'opportunità di entrare in questo gruppo oggi. No, io sto continuando ad ascoltare, non so, sto qui. Sto qui. Mentre, allora, visto che tu stai ascoltando, io mi prendo una pausa, quindi Vai, vai. scegli tu un brano, tra quelli ovviamente non ascoltati già. Allora, non abbiamo ascoltato, vediamo se la mia memoria non mi gioca un brutto scherzo, la traccia numero 5, Quale è la che traccia numero è 5? Torno al Ah, torno al giardino, non giardino, l'abbiamo ok. ascoltata, Che non quindi abbiamo ascoltiamo ascoltato. Torno al giardino dall'album Nel momento di... Ah! Gennaro Vitrone! Torniamo fra poco a Radionino! Indifferenti su www.nino.com. www.radiobaiano.it. Comprate le mie magliette e le mie mutande. Con te,
sera vorrei venire. Senti, Mr. Block è venuto qua. Siamo tornati, ciao. Siamo tornati. No, però approfitto per dire, Giovanni, quando vuoi venire, questa radio ti aspetta. Sì, io sono blocco, certo, sono andato. E perché non l'hai invitato? Al Bellini? Sì, entra la folla, per lui, cioè, come faceva da... No, non potevo urlare da dietro, lanciargli la mia maglietta. Qua si parla sempre di musica, sempre di musica, sempre sì. di musica, questo ci piace. Nino, tu sai che io ogni volta che torniamo in onda ho questa brutta fissazione di ripetere il brano che abbiamo ascoltato. Che ricordo che la traccia numero 5 dell'album sì. nel momento di Gennaro Vitrone e si chiama Torno al giardino. Mi stavo dimenticando, ritorno, stavo dicendo c'è bravo, bravo, mi fatta, sei piaciuto. Ce l'ho fatta, posso ancora un'altra settimana restare nella casa del grande fratello. Vatti a mettere in postazione nell'angolo. Sì, nell'angolo sì. Perché io voglio ascoltare un altro brano live da Gennaro e Giampiero. Intanto mi metto qua mentre Dino si prepara e mentre anche voi vi preparate. Yes. Io ti faccio una domanda che solitamente ai cantautori faccio. Sto facendo questo sondaggio. Tu durante il live tendi o no a spiegare le canzoni prima di eseguirle o temi invece che una tua spiegazione possa influenzare l'ascolto? No, vabbè, io considero che comunque, tutto sommato, sono sempre molto restio perché poi fondamentalmente sono una persona timida, quindi cerco di far parlare la musica. Infatti ogni tanto dice non fa un jukebox, i musicisti. Però quindi mi sono tendo a parlare anche spesso su tutto scritto e ovviamente cerco un po' di improvvisare. Quindi mi piacerebbe, quando c'è attenzione, perché non sempre questo succede, anche cioè, diciamolo. E non sempre per colpa nostra. Poi possiamo aprire un discorso che non finisce mai, va bene. Però quando poi capita quei momenti magici, ovviamente il pubblico ti ascolta, ti segue, allora poi spieghi bene, ti trovi... Anzi, a volte spiegando un pezzo, magari che può essere magari anche un po' ermetico, le persone riescono ad arrivarci. Insomma. Quindi diciamo che la spiegazione si fa in base al contesto in cui vi trovate, no? Certo, se ti trovi in un locale dove comunque è capitato, insomma, fai la tua serata, spieghi quello che devi spiegare. Sono capitati anche a volte degli episodi un po' tristi, quando questo succede, quando fai degli inediti, insomma, quando hai il coraggio di fare le tue cose. E comunque vale sempre la pena fare le proprie cose. Cosa vi suonate adesso? Sì, in realtà è un brano che abbiamo anche ascoltato. In versione disco. In versione disco, sì. Versione disco. Non disco, discoteca, disco album. Disco album. Due termini vetusti, sia disco che album. Assolutamente. Vabbè. Respira, ok. Prego. È arrivato il giorno che temevo. Certo che me l'aspettavo. Ma speravo che arrivasse un po' più in là, un po' più in là. Strana, la vita ti travolge, cambiandoti completamente. Ogni tua certezza non è per sempre. E ti vedi costretto a riscrivere una storia, ma senza fretta, 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 ma senza fretta. L'inchiostro che credevi di avere smarrito è ancora impresso nel tuo nastro infinito. Ed ecco che sopra il foglio bianco prendono forma nuovi pensieri, ma immaginati ieri. Pensavo fosse inutile, invece è stato così semplice, è stato così semplice, è
nuovo respirare. Senza fiato, hai di nuovo respirato. Sei rimasta senza fiato, hai di nuovo respirato. Questo è ancora più bello di quello di prima. Ah, quindi piace più questo che quello. No, perché a me piacciono anche molto i soli di chitarra. Quindi... Ah, bene, quindi... vabbè, però... Ok. È un assolo. Oh, come lo vogliamo chiamare? Sì, no, è giusto. Tecnicamente è un assolo. Tecnicamente quello. Allora, noi siamo... giunti quasi al termine di questa intervista, e, però prima di concludere ho le tre domande fondamentali da farvi. Ok, vai. Tipo le sue. Sono fondamentali queste. La prima: dove è possibile trovarvi sui social, qui dove è possibile reperire tutte le info. La seconda: dove è possibile comprare, ascoltare e soprattutto acquistare il disco. E la terza: le prossime date live. Allora, la prima, qual è? La prima, contatti. Vabbè, social. Allora, ovviamente i classici, Facebook, tutto quello che c'è da guardare, quindi Facebook in particolare. Poi, per quanto riguarda invece i pezzi da ascoltare, iTunes, Spotify, c'è tutto, mentre invece i prossimi live, in alcuni negozi di dischi si trova l'album, in realtà comunque noi... dove facciamo speriamo nei live, insomma, quello di, ed è una cosa che a noi ci piace tantissimo, perché poi si vede proprio in quel momento, sì, quanto il live è piaciuto, è quando vero, poi sì, si acquista l'album. È come il produttore, che ne so, di il produttore al consumatore, il produttore al consumatore. Era bellissima cosa, sì. Anche a noi piace. Prossimi tanto. Live abbiamo 21 aprile a Caserta, alla cantina degli Ostinati, mentre invece il 29 c'è il Vivo, il festival dove faccio la direzione artistica, dove ci saranno, se posso dirlo, anche degli, certo, artisti, anzi, mi fa piacere, ci sarà Jennifer Blossom, che saranno, sì, grande personaggio veramente, poi ci sarà Anima Levera, che è un gruppo di folk napoletano, e Rossella Scialla, e poi ci sarò io, Ubaldo D'Artaglione, papà è un grande amico mio. E poi ci sarà Gino Licata, che è un cantautore casertano che sta per realizzare un album di prossima uscita. Ci sarò io, che presenterò 3-4 brani da nel momento, e poi ci sarà, veramente lui torna a suonare da vivo dopo anni, ci sarà Tullio Pizzorno, che poi hai più può non dire molto, ma in realtà è invece uno dei più grandi artisti che ho mai veramente visto e conosciuto, perché lui ha scritto per Mina quattro brani negli ultimi anni, ha lavorato con Gino Mannelli, è stato prodotto da Lilli Greco, e in questo momento ha fatto un album assieme ad Alberto Radius, quindi cioè è una, allora il mio modo di fare Vivo in realtà è quello di seguire la forma della canzone d'autore con le varie sfaccettature,
da Jennifer che fa rocchettare, eccetera, al folk, fino alla canzone molto molto ricercata, che è quella poi di Tulli, insomma. Quindi il 29 aprile al Teatro 514, Spazio X. Hanno detto tutto? Date live, disco e social. Noi dobbiamo ricordare che la puntata che è andata in onda oggi è stata anche registrata, quindi domani potrete trovare il podcast sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti, e anche i video che ha fatto Nino, che io, scherzo, ma io veramente a Nino voglio molto bene. Io invece sono serio, che a Francesca non le voglio bene, non so se seriamente, cioè onesto. I Nino girati da video, li troverete. I video che ha fatto Nino saranno caricati dal gentilissimo Nino, dal bravissimo Nino, sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Questa maglietta mi ricorda tanto il genio. Comprate, acquista Gianluca De Rubertis. Gianluca De Rubertis. Acquistate. Cioè, Francesca, io devo dire che devi farmi anche qualche donna in radio, così posso portare la mutanda e vendo la mutanda, allora. Lo so, però cioè, per ora pure fino se torna, a giugno pure ragazze se, non ne verranno da pure se torna Jennifer, mi fa piacere che gli do la mutanda che ha fatto Pornina. Però fino a giugno probabilmente, ragazze, te lo dico, non ci saranno, perché sabato torniamo con una puntata speciale. Sabato saremo insieme a Vozza e Davide Napoleone, che ho acchiappato al volo, e poi martedì prossimo saremo in compagnia dei Flamenco Napulegno Guitar Duo. Quindi ringraziamo Gennaro e Giampiero per essere stati qua. Quando volete, la nostra radio è sempre aperta per voi. Ci sentiamo tra 3-4 anni il prossimo album. No. Spero che ci rivediamo. Anche se non hai niente da fare, vedi lo stesso. Beh, che fa? Ci facciamo 4 chiacchiere. Okay. Quindi, quando ci vediamo? Sabato non ci sto io. E non ci stai. Martedì invece ci rivediamo con i Flamenco Napoligno, giusto? E poi anche un po' di pubblicità agli altri programmi. Facciamo la giovedì da Metro Rock. Il programma brutto. Sport e cattivo, okay. Con i Vat Vat Vat. Ciao. Ciao.